felici allo Stato. Il braccio guerriero di Roma accrescerà la sua potenza grazie alla moltitudine di uomini di cui potranno disporre le nostre legioni. Senatore, il numero dei nostri soldati potrebbe essere aumentato fino a 6.000 uomini per legione. Il senatore Quinto Mario ricorda saggiamente a questo Senato il dovere dell'equilibrio amministrativo. Con la tassazione di tutte le province affluirà a Roma una ricchezza tale da innalzare templi in onore degli dèi ed opere pubbliche che esaltino la potenza e la gloria di Roma. Senatori, senatori, il censimento di tutte le province regioni, ma l'equa amministrazione dello Stato ci chiede, o senatori, e ci impone da un lato una forte attenzione alla difesa dei confini, con l'aumento delle giornate, ma dall'altro uno sguardo attento alle esigenze dei cittadini e alle necessità dell'urbe. Voi, o senatori, parlate di ricchezza, di potenza e di gloria. Ma cosa rende grande a tutti? Il riconoscimento della propria forza e dei propri limiti. Tale riconoscimento nasce solo dalla conoscenza delle proprie risorse. Il censimento ci fornirà tale sentimento. Condivido la legittimità della richiesta del Senato e ordino il censimento di tutte le province dell'impero. Salve, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e darai alla luce un figlio, e lo chiamerai Gesù. Non ho paura. Scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Colui che nascerà sarà chiamato Santo, figlio di Dio. Eccomi, sono la serva del Signore. Si faccia di me come hai detto. Voi troverete un bambino avvolto in fascio, adagiato su una mangiatoia. Andate. Venite, andiamo fino a Betlemme ora. E
pure paga, pure per farlo. No, no, io non ho contestato niente. Non ho contestato niente io. Così si è avverata la profezia: da te, Betlemme, nascerà il re di Israele. La stella porterà dove giace il futuro re. Erode, Erode. Sapevo che quei tre non sarebbero tornati. Avevo pregato i magi di indicarmi il luogo dove il re dei re avesse udito. Nessuno di loro ha fatto ritorno. Maledizione. Soldato! Ti avevo ordinato di reperire notizie riguardo quel bambino. Non abbiamo informazioni, signore. Torna al tuo posto, incompetente! Qualcuno che segue i tuoi ordini. Erode che ha paura di un fanciullo. Chi sei? Chi sei? Voglio aiutarti, Erode. Voglio aiutarti a mantenere il tuo trono ben saldo. E come? Devo forse ordinare l'uccisione di qualcuno? Non ti facevo così arguto. Dimmi chi, e lo ucciderò con le mie mani. Dovessi sporcare le mie vesti del suo sangue! Erode, non puoi farlo! Ricordati che sei Erode, il re, il grande re! Tu che hai governato per fare questo cavolo a così potente! Non farlo, Erode! Hai già la soluzione. Sai che egli è un bambino e che ha meno di 2 anni. Ma questo come mi aiuta? In Giudea ci sono centinaia e migliaia di bambini. E allora? E allora? Uccidili tutti! Non farlo, Erode! Non farlo, cosa dirà la storia? Il grande re Erode, autore di una strage degli innocenti! Non puoi farlo, Erode! Uccidili! Non uccidili! Basta! Ebbene sia. Soldato! Vai e uccidili tutti! Sì! Uccide!
Uccideteli tutti! Tutti! Uccideteli! Uccideteli tutti! Ecco il re di Israele che porterà la giustizia in questo mondo.